Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Marco Bratti, sempre gentilissimo nei confronti di Sport a chilometro zero, quindi grazie per la tua Grazie a voi. disponibilità. Marco, noi non ci vedevamo da quest'estate, tutto sommato, quando c'era nell'aria il discorso, la possibilità di poter andare una mano a Maurizio Sarri. Poi, come è andata? C'era, mi sembra di aver capito che era possibile se lui restava a Napoli. Sì, più che altro se Maurizio restava in Italia sembrava un'ipotesi quest'anno che poteva essere, diciamo, la volta buona. L'ho aspettato fino intorno al 10 di giugno, quando erano un po' Certo. le cose da poter aspettare un Maurizio per vedere quello che poteva fare, se c'era la possibilità, rinunciando anche a una possibilità di poter allenare in Serie D. Una Per squadra, prendere come dire, un qualcosa che te la dovevi giocare. per quello si aspetta, per quello rinunciato senza tantissimi problemi a una squadra di Serie D, ma che aveva bisogno di una risposta entro la fine di maggio che io non potevo dare, ma non ci ho nemmeno pensato un attimo, insomma, era una cosa che poteva cambiare in qualche maniera la vita, e ti può cambiare la vita, un'esperienza, una situazione economica sotto tutti i punti di vista. E ho aspettato senza tanti problemi, c'è stata la possibilità anche dopo, verso la fine proprio del mercato, all'inizio dei ritiri, anche di poter andare nelle Marche, come ti Certo, avevo mai già abbiamo detto, avuto quando modo. c'era, però la decisione è un po' stata quella di salvaguardare un po' a questo punto anche il lavoro e vedere se c'è la possibilità di trovare una situazione vicino, abbastanza vicino a casa, diciamo, se c'è la possibilità. Siamo giunti a un momento anche mio della vita che devo guardare alle cose reali. Sì, i sogni, come ho sempre detto, sono sempre uno che non ci rinuncia mai e che non ci rinuncerò mai, però prima di tutto bisogna guardare alla realtà, che oggi è quella di sistemarmi un po' anche con il lavoro, e se devo rinunciare al lavoro un'altra volta, se devo mettere in gioco il lavoro un'altra volta, lo devo mettere in gioco solo ed esclusivamente se è una proposta che ti fa cambiare veramente un po' la vita, se no a questo punto cerco di allenare sempre in Serie B se possibilmente, ma abbastanza vicino a casa. Certo, un po' come, quindi magari immagino che in questo momento dai anche un occhio a quello che è il girone, tutte squadre toscane, parte le tre Umbre, e quindi bene o male ci sono tantissime società che sono a pochi chilometri da casa tua. Sì, al mare diciamo non tanto, andando verso il mare non tanto, se ti metti a vedere le squadre di Serie B che sono vicine a casa, qualcheduna è meglio andare verso Bologna, che oggi in un'ora nemmeno da casa ci si arriva, difatti se dovesse capitare anche da andare da quelle parti là ci vado volentieri, senza problemi, anche perché il lavoro mi porta vicino anche alle zone là del Mugello, che in poco tempo arrivi a Certo, Bologna. quindi poi E riesce a niente, è chiaro che il organizzare. girone E ci sono le squadre che francamente quest'anno fanno gola, non è che non facciano gola. Io sono di quegli allenatori che auguro veramente il meglio a tutti, senza dubbio, e non Certo. vado sicuramente a fare il corvo a nessuno. Deve essere una società che, se ha voglia di chiamarti, ti chiama, deve conoscere la storia mia e deve conoscere quello che ho fatto in Serie D in tutti questi anni. Se pensano che sia la persona adatta per poter rimettere in pista un qualcosa che non andrà bene, io sono pronto. Chiaramente, secondo me, dopo quattro domeniche, un allenatore non dovrebbe nemmeno passare la testa alla società di cambiare come vanno le cose, perché dopo quattro domeniche, 2 mesi di lavoro, non si può certo mettere in discussione un allenatore. Però, come capita a me qualche volta, purtroppo il calcio è questo, e se ti capita di andare nel posto di uno che è in difficoltà, chiaramente non dici no, non male. Anche perché diciamo che intanto andiamo con ordine. Intanto la Serie D è una di quelle categorie dove svezza i ragazzi. Te a Scandicci non solo hai avuto modo di mettere in vetrina tantissimi giovani, insomma, che poi è quello che cercano tante società che magari non hanno, come dire, nei loro progetti di salire di categoria, ma solo di continuare un lavoro, un impegno che guardi al proprio settore giovanile. Ma di sicuro, quando pensi che in una partita giocano 8 ragazzi sotto quota, chiamiamoli in questa maniera, è normale che una società deve
deve guardare al proprio settore giovanile, chi ha la possibilità chiaramente e chi non ha la possibilità e vuol provare a vincere questo campionato. Io sono sempre dell'idea che i 4, che poi diventano 8, 10 a volte, giovani in quota devono fare la differenza, sono giocatori che devono fare la differenza. Ho visto tante partite ad oggi e devo dirti che ho visto ragazzi interessanti e qualche volta ho visto società che invece con i giovani sono in difficoltà forti, e purtroppo questo è un problema che nella Serie B te lo ritrovi addosso, fra virgolette, perché se non hai la fortuna e la bravura che il tuo direttore o che le società stesse non sono nelle condizioni di essere vicino a società importanti, oppure non hanno la possibilità di avere diciamo di essere in contatto con società professionistiche, i ragazzi che non sono in grado di affrontare un campionato con la serie, come la Serie B, ti mettono in grossa difficoltà. Certo. Tanto vediamo la classifica, ti sorprende vedere il Tutto Cuoio in testa seguito da Ponsacco e Pianese? Ma mi sorprende. Io ho avuto la possibilità di parlare con il presidente, con Paola del Tutto Cuoio a suo tempo in estate, e ho sentito da parte sua una voglia, veramente tanta voglia, di fare qualcosa di importante in questo campionato. E quando è arrivato il momento di vedere il girone, il famoso girone, certo, con tutti gli anni aspetti di vedere, e che ha visto che era un girone dove, costruendo qualcosa di veramente stabile, di veramente, come ti ho già detto nell'intervista scritta che abbiamo fatto la scorsa settimana, ha messo giocatori importanti dentro a questa squadra. Era una squadra che non mi fa poi così tanto effetto vederla in testa alla classifica in questo girone, anche se ti ripeto che per me sulla carta Gavorrano e Ponsacco sono le due corazzate del girone, in questo girone qui. Però il Tutto Cuoio, ho visto una squadra importante, allenata bene, che sta bene in campo e che in questo girone, dove sono tanti derby, dove vedo veramente un equilibrio importante, qualsiasi squadra costruita bene con un allenatore importante e può far sì che possa fare di un campionato normale anche ritrovarsi a poter vincere questo campionato. Io in queste situazioni, in questa regolatoria lì, oltre a Tutto Cuoio ci metterei la Pianese, ci metterei, vabbè, il Ponsacco e il Gavorrano. Secondo me hanno due allenatori importanti che a me piacciono tutti e due e che sicuramente hanno il tempo. Ponsacco è già lì, mentre Pierfrancesco sta donando un po' di fatica ora, ma secondo me se lo fanno lavorare con tranquillità ha tutto il tempo di poter ritornare ai vertici prima possibile. Come ti ho detto prima, chi mette in discussione un allenatore alla quarta giornata, anche chi va, e di questi potrei essere uno io, a andare, non mi sentirei tanto tranquillo a andare dove una società dopo quattro giornate mette in discussione un allenatore, come è toccato a lui, può toccare a te. Sì, può toccare. A te dopo altre 4 partite o 5 partite, cioè vuol dire che non c'è una stabilità, che non c'è un programma ben definito, perché dopo 4 partite, le prime 4 partite può essere successo di tutto, un allenatore ha ancora da entrare dentro l'armonia dello spogliatoio, ha da rimettere un po' le situazioni a posto. Io il Gavorrano l'ho visto in Coppa contro... in Coppa là che stavano 3-0 al Serravezza. Io alla fine del primo tempo dissi: questa, ma la vedi proprio che è una squadra importante? Vedi che è una squadra importante e che un mese fa stava in campo da morire, in quella partita lì, con due giocatori davanti, che Gomez e Moscati non ce li ha, penso, nessuno, forse Brega e Vanni di Ponsacco. È una squadra che è fisica, una squadra che cerca di fare qualcosa, può darsi ne sia successo di tutti i colori in questo periodo qui, giocatori che non stanno trovando l'amalgama bene, allenatore che ancora è da trovare l'empatia con i giocatori, ce n'è troppo per mettere in discussione un allenatore dopo 4 partite. Lo ripeto un'altra volta, ti chiamano e vai a parlarci, vai a vedere cosa succede. Però se una società mette un allenatore in discussione dopo 4 domeniche,
non è solo il problema dell'allenatore che è in discussione, ma secondo me è anche un problema nostro che siamo chiamati. Insomma. Bene, un'occhiata al turno di domani. Qual è di domenica, scusami. Qual è la partita che potrebbe risultare alla fine in questo momento la più importante? Ma leggendo, ti dico la verità, quelle che secondo me sono importanti domenica, è già una partita importante per tutto Cuoio Gavorrano, perché sicuramente è uno spartiacque, sicuramente importantissimo per il Gavorrano domenica, perché se non dovesse fare risultato comincia a allontanarsi ancora di più dalla vetta, anche se siamo qua alla quinta giornata domenica. Un'altra partita importante è Prato Aglianese, che sono due squadre che il Prato sicuramente poi ha messo 12 giocatori dentro e non credo che voglia aspettare tanto a partire a ritrovarsi nelle prime posizioni, perché quando prendi 12 giocatori come ha preso il Prato vuol dire che vuoi vincere il campionato, cioè non c'è da nascondersi purtroppo dietro un dito. E l'Aglianese a un punto dopo quattro partite ha bisogno di fare punti in tutte le maniere. Un'altra partita importante c'era lo Scandicci a Carnara, che è un'altra partita che sicuramente lo Scandicci non si può permettere di perdere, perché anche loro rimane a due punti dopo cinque domeniche e ritorni un'altra volta a vedere mostri dell'anno scorso, che hai girato a 9 punti alla fine del girone d'andata, anche se mancano tantissime partite, però non può perdere, è una partita di quelle che non può perdere. Poi bella è a San Donato Montevarchi, è un'altra partita, perché io ho visto Montevarchi, San Giovannese e Derby e ho visto due squadre veramente importanti. Montevarchi è una squadra importante perché quando ti presenti davanti con Coessussi e Vieri Regoli, certo, è un'altra coppia d'attaccanti che ce l'hanno in pochi, mi ripeto un'altra volta, Masini, Biagi, giocatori veramente importanti, dietro Visibelli e Salvatori, Pellegrini in porta, sono giocatori importanti, giocatori come è importante, ed è una squadra che a me piace tantissimo, è la San Giovannese, l'ho vista due volte, ed è una squadra che è stata costruita bene, una squadra giovanissima, che ha qualità, che ha gamba, che è veramente una squadra che può fare veramente in questo campionato cose veramente importanti. Bene, poi faccio complimenti, certo, fammeli fare a Roberto, certo, a Roberto Fani, un allenatore, sì, che stimo, un amico, che a Senalunga gli auguro veramente di continuare veramente questo campionato importante. E lì a Senalunga stanno facendo veramente le fanciullette, si allenano la sera, probabilmente il sabato mattina non fanno neanche l'allenamento di riferitura. Ma io come ti ho scritto la scorsa settimana, secondo me Senalunga è un posto che io conosco benissimo per essere stato a giocare da giocatore, certo, da allenatore tantissime volte. Già un posto di suo dove andare a giocare non è mai facile. Hanno vinto i playoff come hanno vinto, ho visto un entusiasmo nelle partite bellissimo, e quando in una società, in un ambiente dice queste cose qui, cioè che ci sono queste cose qui, motivazione, pubblico, voglia di fare, vivi sull'ali dell'entusiasmo dello scorso anno per quello che hai fatto, è capace di fare tutto una situazione genere, certo, e glielo auguro veramente con tutto il cuore. Domenica qual è la partita che consigli per andare a vedere? Ma io domenica mi piacerebbe sicuramente andare a vedere tutto cuoio Gavorrano. Voglio andare a vedere tutto cuoio Gavorrano. Sì. Beh, quindi a questo punto, Marco, ti ringrazio, ci ritroveremo sicuramente più avanti. È un piacere sempre di venirti a intervistare su qualche fascino. Su qualche campo. Bene, quindi ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito. Continuate a seguire. Grazie a tutti.